Ciao a tutti amici, benvenuti su Enzo Ferron 4. Siamo su Enzo Ferron 4 e dopo la conquista della nostra Grecia, che però non è ancora completa perché come potete vedere ci manca la Macedonia centrale, come c'è scritto qui, che fa parte della Grecia. Quindi io stavo pensando di attaccare la Bulgaria insieme alla Romania, visto che la Romania è un puppet della Bulgaria, come potete vedere ha 85 di petrolio. La Bulgaria c'ha molto cromo, alluminio, basta? Cos'è più? Sudicia? Non c'è niente? Cromo e alluminio, mentre questa gomma e petrolio, proprio ne manca acciaio. Gli ottomani si trovano su una buona posizione e onestamente mi piacerebbe, non proprio essere un nuovo alleato, però come dire, avere un aiuto non sarebbe male. Oddio, ah, ma esistono ancora i greci. Vabbè, chi se ne fotte. Ok, allora nello scorso episodio avevamo conquistato, come ho detto adesso, la Grecia. Una conquista molto importante per risollevare lo spirito guerriero dei nostri uomini. Abbiamo 5 fabbriche in più che useremo per ma guarda, per qualsiasi cosa, onestamente, adesso che ci penso. Iniziamo a produrre delle meccanizzate, togliamo i nostri destroyer. Perfetto. Mettiamone qua 2 fabbriche, qua altre 2, ok. Mentre qui ci mettiamo un'altra per i sottomarini. Ci manca molto acciaio, molto bene. Cioè molto bene nel senso, tra virgolette, ecco. Allora, 1943, no. Ah, ecco qua. Oh, perfetto. Siamo in guerra? Ah sì? Cazzo, manco me ne ero accorto. Chi dobbiamo attaccare? Ah, vabbè, ciao. Basta che non mi attaccano a me, vengo più, perché devo essere onesto, io non voglio far male a nessuno. Oh mio Dio, no! Una Germania che ha Malta, proprio non lo posso accettare. No, 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 non lo posso accettare. Proprio perché sì, cioè non c'è un motivo. Cioè non posso. Mica sono in guerra con te. No, non penso. Non penso. Ok. È in guerra con me? Stranamente no. Molto bene. Allora, cosa possiamo fare adesso? Per prima cosa, usiamo questo sottomarino per andare lì. Perché è arrivato il momento di, ovviamente, di conquistare almeno facendo 4 divisioni. Li facciamo nel sud Italia, che dobbiamo conquistare Cipro, come tutti ben sapete. Quindi mettiamo il tempo. Intanto abbiamo degli uomini in posizione qui che insomma ci saranno utili, credo, spero. Dobbiamo farci adesso una divisione meccanizzata, sì, vabbè, motorizzata. Visto che sono 5, facciamone altre 5. Facciamo a Milano. Quindi in Lombardia. In Calabria facciamo 4 divisioni di Marines. E perché no, facciamoci 10 divisioni di Alpini. No, ma porca miseria. 10 divisioni, no, 20 divisioni di Alpini. Vediamo di migliorarmi un po' se si può. Vabbè, no, già sono bene così. Invece Moro possiamo migliorarmi, possiamo metterci questo. Perfetto. Forse i Marines meglio di no. Possiamo fare, sempre nel nord Italia, possiamo fare delle divisioni di fanteria. Ecco fatto, ne facciamo 5, lo facciamo a Genova. Poi
Ecco, potete ben vedere gli austriaci stanno attaccando proprio gli austriaci, sì. E anche i tedeschi attaccano questi regni, come potete ben vedere, almeno, ma almeno questa 13 divisioni che possono difendere il territorio, almeno. Mentre c'è un Lussemburgo, no, io devo vedere Lussemburgo. Cos'è il Lussemburgo? Non ho un cazzo in Lussemburgo. Il Lussemburgo è inutile. Perché esiste nella vita? Perché? Allora, perché esiste? Perché? Qual è il suo scopo di vita? Rompere i coglioni a noi. Questo è il motivo. Ci deve rompere i coglioni. Perché se no non proprio se no no. Tu no, perché tu sei sucio. Ecco spiegato il motivo. Vediamo i focus qua che ormai sono inutili, cioè non ne posso fare niente più. Facciamo military police. Ah, posso farne un altro, facciamo questo. Maintenance company. Con la conquista della Svizzera e della Grecia almeno qualcosa stiamo pur facendo. Ma li stiamo reclutando, vero? Vero, eh? Eh sì. E qua no però, perché ci manca ovviamente l'equipaggiamento. Quindi togliamolo di mezzo per il momento. E quindi un assalto di Cipro per il momento non ci sarà. Purtroppo. Sì, vabbè. Come? Potevamo. Vabbè. Vabbè. Prima cosa. Che succede? Ma amore. Di i greci, seriamente? Ma. Vabbè. Dobbiamo fare delle. Allora, vediamo le antenne radio. Ecco, vedi? Vedete? Il mio Peloponneso. Dobbiamo fare anche degli. Dell'antiglieria. Cioè degli antiaerei, insomma. Facciamo qualche infrastruttura. Almeno arriviamo a 5 come livello di infrastruttura. Va bene, come aeroporti siamo quasi a posto. Devo farne almeno uno qui. E soprattutto valorizziamo i territori in cui ci sono poche fabbriche, come qui in Abruzzo specialmente. E per il momento basta così. Perfetto, queste nuove tecnologie ci faranno molto comodo. Facciamo Atomic Research. E anche questo, ma sì, non fa niente. È il 7 giugno del 1943. Come potete ben vedere, abbiamo un focus per attaccare, cioè sia Romania che Bulgaria. Anche se non abbiamo completato tutte le nostre unità, abbiamo queste qui di riserva che ne mettiamo qui. Ecco fatto. Ok. Le ho addestrate per bene, come potete ben vedere, solamente loro un po' di meno, ma possiamo attaccare. Quindi andiamo. Succede? Vabbè. L'importante è attaccare. Poi me ne frega assai. Io posso non avete capito che noi dobbiamo attaccare proprio lì, dobbiamo far soffrire mame però. Ovvio che partecipava anche la Romania. Così abbiamo. Così possiamo conquistare sia la Romania che la Bulgaria. La Bulgaria, sì. Perché ho fatto questo? Non sono pazzo, cioè in parte sì. Ma la Serbia potrebbe essere. Ecco. No. Faremo sicuramente una guerra contro l'Austria. Io sono certo. Sono sicuro al 110%. Vogliono la Romania, ma non avranno mai la Romania. Il nostro obiettivo è di attaccare assolutamente la Bulgaria. Dobbiamo farli soffrire. Tanto li dobbiamo far soffrire. Fratelli miei, avete proprio sbagliato persone. Non dovevate prendervi
la Macedonia centrale. Mi dispiace. Sarete proprio... fottetevi. Ecco. Questa è la cosa più bella che vi posso dire. Con molto affetto, ve lo dico, ricordatevelo. Talvolta però... E attenzione, di nuovo in Messico dichiara guerra. Oddio, ma ci sono... Ma è divisa in due, vabbè. Guardate come cade la Bulgaria al nostro passaggio. La terra trema al nostro passaggio, signori miei. Questa è anche una famosa frase di un grandissimo gioco. Vediamo chi lo sa. Comunque, dobbiamo svilupparci ancora di più. Bene, facciamo questo. Amici, cioè raga, proprio li stiamo facendo il culo in una maniera proprio, cioè, assurda. Tanto sconfiggeremo anche i rumeni. Non voglio joinare a niente. Sì, sì. Perfetto, attaccate subito la Romania. Mentre voi rimanete a Sofia. Con la conquista della Bulgaria abbiamo molto più alluminio e tra poco è molto cromo. E tra poco avremo 85 di petrolio, il che significa che non dobbiamo più costruire raffinerie. E anzi, dovremo concentrarci molto di più sulla difesa, insomma, su tutto quello che dobbiamo. E vabbè! Addio! Addio, addio, addio. Bene, ragazzi. Abbiamo conquistato, come si chiama, abbiamo conquistato la Bulgaria e insomma tutte queste cose belle. Oh, ecco fatto. Ecco fatto, sì, molto, molto, molto bene. Sono stracontento di questo. E così abbiamo un altro passaggio per attaccarmi da quest'altro lato. Sono molto molto contento di questo. Questo lo mettiamo insieme a loro. Ragazzi, e che dire, il video finisce qua con la conquista della Bulgaria e della Romania. Che succede? Vabbè, normale. Nel prossimo episodio attaccheremo Cipro e ci aspetteremo forse un attacco dall'impero austriaco, che ha un po' meno divisioni rispetto a prima a causa della guerra che sta facendo. Potrebbe essere un buon momento per attaccare, come però potrebbe non esserlo. Ecco, vedete? Vedete? Guardate quante divisioni. Pensavate che non c'erano. E questo è il problema. Hanno molte divisioni e possono sfruttarle come vogliono. E questo è il problema. No, Yama, com'è possibile? Va bene, ragazzi, allora. Intanto io recluto altre 4 divisioni di questi. Le facciamo a Roma. Anzi, no, ad Anzio. Ed ora, più che altro, guardate che colonie, ne considero più delle colonie che del territorio vero e proprio. Va bene, ragazzi, il video finisce qua. Spero che il video vi sia piaciuto. In caso vi sia piaciuto, mettete un mi piace, commentate per darmi molti consigli. Se volete, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo sul prossimo video. Ciao, ragazzi.